Ciao ragazzi, bentornati su Privacy Tech. Oggi vi ho portato una configurazione PC a meno di 1000 euro che ci permette di giocare bene in risoluzione Quad HD in 1440p. Tra l'altro siamo sempre nella Amazon Gaming Week, la settimana dedicata ai gamers. Ci sono buoni prezzi in generale, anche relativi a componenti per realizzare un PC come questo. Ne parliamo, come sempre ci sono un po' di cose da dire. Vediamo anche se vale la pena farsi una build del genere nel 2024. Ma prima vi ricordo dove potreste acquistare la key per il sistema operativo. Il video ragazzi è sponsorizzato da WhoKeys, sito che vi mette a disposizione chiavi di Windows, come ad esempio Windows 10 Pro, che grazie al codice sconto del 25% PYT pagate circa 15 euro e che peraltro, come vi ricordo sempre, potete aggiornare gratuitamente a Windows 11, oppure potete prendere direttamente quest'ultimo sempre con lo stesso coupon a circa 20 euro. Effettuare l'acquisto è semplicissimo: aggiungete il prodotto al carrello, applicate il coupon, scegliete uno dei metodi di pagamento disponibili, tra i quali c'è anche PayPal, e dopo qualche istante vi ritroverete la vostra chiave nella sezione i miei acquisti. Ovviamente potete attivare la licenza direttamente in fase di installazione di Windows, oppure farlo anche dopo. Basta infatti scrivere attivazione nella barra di ricerca, andare su cambia codice product key e digitare la chiave che avete comprato. Trovate tutto quanto giù in descrizione. Fantastico, Amazon Gaming Week, che non è che ci abbia regalato chissà quali emozioni, diciamolo chiaramente. A parte l'Intel Core i7 14700K a 325 euro, beh sì, quello era tanta roba, bravo a chi gli serviva e l'ha preso, peccato che sia durato poco. Comunque qualcosa c'è, mi vengono in mente ad esempio i soliti Corsair RME ad ottimi prezzi, quindi se dovete prendere un alimentatore approfittatene. Qualche ottima scheda madre, alcuni monitor e si sono viste anche delle schede video a cifre diciamo interessanti. Ad ogni modo trovate tutto sul nostro canale Telegram, Privacy Tech Offerte, come sempre presente giù in descrizione. Venite a seguirci anche lì perché tutto ciò di interessante che continuerà ad uscire in questi giorni, ma in generale durante tutto l'arco dell'anno, noi ve lo segnaleremo tempestivamente. E poi potete interagire con noi tramite il gruppo, sempre Telegram, potete farci tutte le domande che volete, un dubbio, qualsiasi cosa, siamo felicissimi laddove possiamo di aiutarvi, partecipo anche io. E sulla pagina Amazon, come faccio solitamente, ho caricato un po' di configurazioni PC che tengo aggiornate in questi eventi, quindi se vi va potete dare un'occhiata, trovate il link giù in descrizione. Tornando alla build di oggi, ripeto, meno di 1000 euro, diciamo 900 circa, per giocare bene in risoluzione Quad HD. È possibile? Sì, si può fare, basta non andare su una piattaforma o un processore di ultima generazione e affidarsi ad una bella Radeon RX 6800 che, nonostante anche lei non sia di ultima gen, rimane ancora una scheda video che si difende molto bene. RX 6800 che, lo dico subito, oggi c'è ma domani potrebbe non esserci più, anzi questo è il suo destino visto che è fuori produzione e dunque da un momento all'altro la sua disponibilità potrebbe venir meno, anche perché poi parliamo fondamentalmente di un'unica custom reperibile ad un prezzo sensato, ovvero la XFX Triventola che vende NR Info su Amazon a 399 euro più 10 di spedizione. So tipo 8 mesi che diciamo che sta scheda video deve sparire da un momento all'altro e invece non ne vuole sapere, sempre lì davvero disponibile all'acquisto. Poi ci torniamo sul discorso scheda video, prima parliamo un attimo degli altri componenti e chi ha seguito il video che ho realizzato sul PC gaming economico nel 2024, quello dove diciamo mi lamentavo un po' del PC gaming appunto in fascia bassa perché in questo momento lo vedo poco entusiasmante, poco stimolante, c'è oggettivamente un po' di stagnazione se guardiamo al rapporto prestazioni-prezzo, soprattutto sul fronte GPU. Comunque chi ha seguito quel contenuto allora sa in sostanza di che configurazione parliamo, perché anche in questo caso la base è sempre quella, o Intel Core i5 12400F più scheda madre B760 o Ryzen 5 5600 più B550 o B450 se proprio volete risparmiare il più possibile. Quindi non sto a ripetere le stesse cose, in caso magari andate a recuperare quel video, vi dico solo che in questi giorni c'è stato diciamo un ulteriore calo
di prezzo di questi componenti. Il Core i5 12400F sta a circa 130 euro, per un attimo era sceso anche a 106 su Amazon Germania. A proposito di Amazon Germania, c'è il Ryzen 5 5600X a 106 euro addirittura, 99 euro invece il 5600. Poi tra spedizione e adeguamento d'IVA li pagate un po' di più, ma ad ogni modo siamo ai minimi storici davvero. E anche in fatto di board non è difficile reperirne una sotto i 100 euro. La B760M DS3H DDR4 in occasione della Gaming Week sta a 92 euro. Se voleste andare su M4 potreste pensare di prendere anche una ATX come la B550 Gaming X V2. E anzi, io ho assemblato la build con Intel, ma stando ai prezzi che vedo nel momento in cui registro il video, mi andrei a prendere da Amazon Germania tutto il blocco M4. E il succo è che con più o meno 250 euro, volendo, vi fate CPU, scheda madre e RAM se andate sui 16 GB DDR4, un po' di più se optate per i 32 GB, ma il kit da 16, ovviamente 2x8, è ancora ok se parliamo semplicemente di gaming. 250 euro sono pochi. Basti pensare che il solo Ryzen 5 7600, che sta calando di prezzo, ma costa comunque 190 euro, e pure lì ovviamente dovete prendere poi scheda madre e RAM. Ecco, parliamo un attimo di questo. Io sono stato uno dei primi a spingere AMD M5. Come dico sempre, per le build gaming è la piattaforma, a mio avviso, più conveniente. Avrò ripetuto sta frase un miliardo di volte, alcuni mi troveranno nauseante, chiedo scusa. Quindi se non avete un budget proprio ristretto, vi consiglio di puntare ad una B650 e appunto un Ryzen 5 7600 con ovviamente 32 GB di RAM DDR5. Se arriva un amico che mi dice: "Fra, devo farmi un PC, non ho un budget", cioè non è che non può spendere, non vuole un mostro, ecco, però al tempo stesso non ha nemmeno un budget proprio limitato, quello è il consiglio, e l'ho detto un miliardo, ripeto, di volte. La mia raccomandazione per chi vuole realizzare un PC oggi e ha un budget un minimo flessibile rimane quella. Detto ciò, se invece più di un tot non volete spendere, volete risparmiare il più possibile, cercare di stare sotto i 1000 euro, potendo però giocare comunque bene in Quad HD, quindi destinando buona parte del budget alla scheda video, abbinare una RX 6800 ad un i5 12400F o a un Ryzen 5 5600X non è un'idea malvagia, anche perché, come vi mostro tra un attimo, è una build bilanciata. Almeno in 1440p la scheda video la sfruttate praticamente quasi sempre al massimo. Ormai lo sapete, quello che andate a perdere con questa soluzione sono le facili possibilità di aggiornamento. Ci sarebbero processori buoni che vi consentono un upgrade importante rispetto a un 12400F o a un Ryzen 5 5600. Il punto è che bisogna vedere se avrà senso acquistarli tra tot anni. Cioè, nella sostanza, ragazzi, se voi tra, che ne so, 3 anni non siete più soddisfatti delle performance di questo PC e decidete di passare a qualcosa di più prestante, secondo me, molto probabilmente, insomma, andrete a cambiare tutto il blocco. Mi riferisco ovviamente a scheda madre, processore e RAM, salvo super occasioni del caso, oppure trovate, che ne so, faccio un esempio, un Ryzen 7 5700X3D usato ad un ottimo prezzo, o non lo so, lo trovate in offerta, però bisogna vedere se avrà senso acquistarlo, ripeto, tra un po' di tempo, o passare direttamente ad una nuova piattaforma. Ad ogni modo, di sicuro il discorso è diverso se invece prendete una B650, perché facciamo lo stesso esempio, tra 3 anni volete passare ad una scheda video più potente, beh, lì potete semplicemente aggiornare il processore. Di sicuro ci sarà una nuova CPU AMD che andrà parecchio più forte del Ryzen 5 7600 e che vi consentirà di passare a sua volta ad una scheda video insomma di nuova generazione che va forte. Però ovviamente questa possibilità la pagate, ragazzi, non è gratis. Fare la stessa build andando su M5 vuol dire spendere almeno, diciamo, 160 euro in più, poi dipende
da quello che prendete. È chiaro, si fa presto a creare un divario maggiore, ma si parla almeno di quella cifra lì. Quindi finite per realizzare una build non più da 900 euro e qualcosa, ma da circa 1100 euro a parità di scheda video, ovviamente, cioè sempre con la Radeon RX 6800. Prima di passare ad un po' di test, volevo però chiudere la questione componenti. Come alimentatore potreste pensare ad un iTech GF 650 EVO, che rimane un ottimo 80 plus gold e su Amazon Francia è sempre ad un buon prezzo. Tra l'altro potete sfruttare un coupon da 10 euro valido fino al 7 maggio, è un codice sconto applicabile da quello che ho visto a tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon Francia, e ve lo portate a casa in questo modo il GF con circa 64 euro. Altrimenti, se volete fare l'investimento, come detto, ci sono i Corsair RME in offerta, il 750 watt sta a 100 euro ed è un ottimo acquisto, diciamo, anche per il futuro, però appunto si sale con il budget. Periodaccio rimane sempre un periodaccio, mannaggia, per gli SSD, ma se non lo avete già uno va preso da un terabyte, chiaramente. Vediamo cosa vi lascerò giù in descrizione. Invece in merito al case vi volevo dire che, vista l'ottima offerta di Fantex con la serie XT, io vi consiglierei di andare su questi, che sono dei mid tower standard, anche se optate per una scheda madre micro ATX. Vi prendete a 75 euro un bel XT Pro Ultra e siete uomini felici. Ne abbiamo parlato proprio con l'ultimo video, ora come ora sono dei case best buy. Il Pro Ultra è davvero completo per quello che lo pagate e, ripeto, anche in caso di board MATX si riescono a nascondere bene i cavi nella zona inferiore, quindi il risultato finale a livello estetico, secondo me, non è male. Comunque, se prendete la scheda madre micro ATX e volete andare su un case micro ATX, le soluzioni non mancano. Vedi l'Asus A21, che però non è provvisto di ventole, quindi in quel caso dovete acquistarle a parte. Da pochissimo è arrivato su Amazon anche il Deepcool CH360, che in pratica sarebbe il fratello piccolo del CH560. L'ho acquistato, mi è già arrivato e devo dire che non è niente male, poi ve lo farò vedere meglio prossimamente. E ci sarebbe anche lo Zalman P30, del quale ho già parlato sempre con l'ultimo video, ve li lascio tutti quanti giù in descrizione. Passando alle prestazioni, quelli che vedete sono i test che ho effettuato con questo PC su 17 giochi e poi ho registrato anche un bel po' di gameplay che troverete qua e là nel video. I test sono stati fatti con l'i5 12400F, ma fatemi ribadire ancora una volta che se li avessi eseguiti con i Ryzen 5 5600 non sarebbe cambiato nulla, in quanto performano in sostanza alla pari. Tra l'altro i titoli dovevano essere 18 in totale, ma il benchmark di Call of Duty Modern Warfare 3 ha deciso di non collaborare, quindi vabbè, sono diventati 17. Test fatti sia in 1440p che in Full HD 1080p e non solo, li ho ripetuti anche con la build alternativa basata su AM5, quindi B650, Ryzen 5 7600 con PBO attivo e RAM DDR5 6000 CL30, mentre con il 12400F ho usato un banalissimo kit da 16 GB di RAM DDR4 3200 CL16. Potete vedere come in Quad HD si difende ancora bene, c'è qualche titolo dove non raggiungiamo i 60 fps, ma tenete presente che qui non ho fatto alcun tipo di ottimizzazione delle impostazioni grafiche, ho utilizzato i preset massimi o quello subito sotto del gioco, upscaling mai attivo, insomma c'è margine volendo per aumentare il frame rate laddove serve. Non ho mai attivato nemmeno il ray tracing, lo sapete, la 6800 non è una scheda da ray tracing, sì, magari i carichi più leggeri riesce a gestirli bene, ma se parliamo di ray tracing pesante fa indubbiamente fatica. E vedete anche che sempre in 1440p, tolto Dragon's Dogma 2, c'è una sostanziale parità tra i due sistemi. Qualcosina di differenza in alcuni giochi se guardiamo i minimi al primo percentile, ma ripeto, nella sostanza siamo lì, quantomeno, ripeto, a dettagli alti. Quindi possiamo dire che la 6800 lavora al massimo delle sue capacità in entrambi i casi, mentre in Full HD inizia ad esserci qualche situazione dove il Core i5 12400F cede il passo al Ryzen 5
7600. Giochi dove il processore esce fuori con una certa facilità, come Assetto Corsa Competizione, appunto Dragon's Dogma 2, nel quale siamo, a dire il vero, limitati dal processore anche con il 7600, almeno nel test che ho fatto io. The Last of Us parte 1, Far Cry 6, i 1080p, i 5, 12400F e RX 6800 inizia ad essere una combo non più sempre o quasi sempre bilanciata. Ad ogni modo, non che si comporti male in Full HD, ci mancherebbe, di FPS ve ne fa fare tanti 1080p, però io la considererei più che altro per il Quad HD. È una configurazione che vedo pensata in primis per giocare i vostri single player preferiti in 1440p a dettagli alti ultra, senza voler strafare con il frame rate, nel senso, avendo come target i 60 fps, quantomeno nei giochi più impegnativi. Poi in molti casi, come avete visto, ne fate tranquillamente di più. Quello è, diciamo, per me il suo sweet spot. E performa bene. Ci ho passato qualche ora, come faccio sempre in questi casi, con le build che vi porto. Io non lancio solo qualche benchmark al volo, ma le provo proprio per capire che tipo di esperienza sono in grado di offrire, e qui l'esperienza è positiva. In praticamente tutti i giochi che ho testato ho giocato in scioltezza in Quad HD. Vi ho parlato di single player perché il suo focus non sono di certo gli sparatutto multiplayer, i giochi competitive. Se il vostro obiettivo principale è quello, ci sono indubbiamente altre combo più sensate, però non se la cava male nemmeno in quel contesto. Dipende sempre dal gioco, ma per dirvi, un COD MV3 gira benissimo, eh? Se avete in questo caso un monitor Quad HD 165Hz con i dettagli competitive, insomma settaggi bassi, si può dire che lo sfruttiate al massimo. La RX 6800 comunque è una scheda che in questo momento ha ancora il suo perché. Alcuni forse la schifano perché, non lo so, è uscita da un po', non è di ultima generazione, ma non vuol dire nulla, offre tuttora delle performance solide. È paragonabile ad una RX 7700 XT. Dai miei test quest'ultima, a dire il vero, è risultata mediamente sempre un po' più veloce di qualche punto percentuale, e poi supporta la codifica V1, ma è anche vero che ha 4 GB di memoria video in meno, 12 contro i 16 della 6800, e costa un po' di più perché la 7700 XT è reperibile al momento, diciamo, a 430-440 euro, motivo per cui la 6800, secondo me, quantomeno per i più, risulta ancora la scelta più sensata. Poi qui stiamo parlando di una build che ci permetta di giocare bene in Quad HD spendendo in pratica il meno possibile, e anche risparmiare quei 20-30 euro vuol dire banalmente, che ne so, comprarci il dissipatore. Poi è chiaro, prossimamente build del genere che puntano al 1440p costando relativamente poco, o al 1080p ultra, le vedrete molto probabilmente proprio con la RX 7700 XT, che secondo me è destinata ad essere una delle scelte più gettonate quando la si inizierà a trovare sotto i 400 euro, anche perché, lo abbiamo già detto varie volte, Nvidia in questa fascia di prezzo non è che sia così competitiva, a meno che non cali parecchio il prezzo della 4060 Ti 16 GB, che è meno veloce della 7700 XT, quest'ultima la supera di un buon 15%, però poi sappiamo che ci sono tutti i pro delle schede Nvidia e non sto a ripetere adesso le solite cose. Ma la domanda è: conviene farsi un PC del genere oggi? In pratica vi ho già detto tutto, ragazzi. Questa è una configurazione che nella maggior parte dei casi nasce e muore così. Sicuramente vi potrete tenere il case, l'alimentatore, lo storage, ma il giorno che decidete di passare a qualcosa di migliore come prestazioni, probabilmente cambierete tutto il resto, piattaforma e scheda video. E inoltre aggiungo che state comprando un processore che oggi si comporta ancora bene, ma che è destinato ad invecchiare abbastanza velocemente. Dall'altro lato però, se andiamo a vedere le prestazioni, o meglio il costo per frame, per FPS che ci garantisce questa build in Quad HD, beh, va veramente bene, e vista meramente da questa prospettiva ha un rapporto prestazioni-prezzo superiore alla build che potete fare ad esempio con M5, perché ve l'ho già detto, in Quad HD le performance sono quelle, però costa meno. Oltretutto, lasciatemi ribadire anche che, come abbiamo visto in tante altre occasioni, con un Ryzen 5 7600 vi potete permettere tranquillamente schede video più potenti di una RX
6800. E visto che i prezzi, va bene, stanno scendendo, ma comunque M5 ha un costo ancora non proprio irrisorio, io 100 euro in più per andarmi a prendere una 7800 XT, se sto facendo tutto il PC, è chiaro, ce li spendo volentieri. Invece che spenderne 1100 per farmi il PC con M5 e la 6800, ne spendo 1200 e me lo faccio con la 7800 XT. Ho fatto 30, faccio 31, investo il 10% in più per avere un ritorno prestazionale del 25% e ho una scheda video anche più recente, almeno io la vedo così. Quindi è indubbiamente una configurazione PC sulla quale si può discutere, perché da un lato uno pensa, beh, ma insomma sto spendendo 900 euro per prendermi un processore non di ultima generazione, nemmeno di fascia alta, una scheda madre con delle possibilità di aggiornamento limitate, RAM DDR4, una scheda madre che non è niente di che. E dall'altro uno però dice, oh cavolo, con 900 euro, che non è una cifra astronomica, sto giocando bene in Quad HD. Tenete presente che questo PC vi garantisce un livello prestazionale simile a quello che vi dà la build economica che abbiamo visto con uno degli ultimi video, quella sempre basata sui 5 12400F o Ryzen 5 5600, e con scheda video però una 4060 o una RX 7600, tanto lo abbiamo detto che le performance in rasterizzazione sono più o meno quelle. Livello prestazionale simile, solo che in un caso ce l'avete in Full HD, nell'altro più o meno gli stessi FPS li fate in Quad HD. Quindi capite che c'è una bella differenza tra i due sistemi. Non è che questa build qua, quella da 900 euro, costa molto di più dell'altra. L'altra abbiamo visto che costa, si può fare con 750 euro, forse anche meno, a seconda di quello che andate a prendere, ma non c'è ad ogni modo un divario proprio enorme. Per chi vuole spendere poco, 150-200 euro è una somma importante, però poi, ripeto, non è che c'è una distanza abissale e l'esperienza di gioco è un'altra comunque. Vabbè, arrivati a questo punto, però sono curioso di sapere la vostra. Io ho già chiacchierato tanto, forse troppo, e come dico alla fine di ogni video, quindi commentate, sì, va, ci vediamo al prossimo.